Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo della scena del 2016, in modo particolare di come tutti quegli artisti si sono evoluti al giorno di oggi. Chiaramente quando parlo di scena del 2016 mi riferisco soprattutto ai rapper di Bimbi, quindi Sfera Ebbasta, Izzy, Tedwar, Comi, Gali e anche la Darpolo Gang. Nonostante non sia presente in Bimbi, la reputo comunque parte integrante di quel collettivo che nel 2016 ci ha fatto sognare. Faremo delle brevi analisi delle carriere di artista in artista, anche perché sono 6-7 cantanti e se no il video dura 30 minuti, quindi cercherò di essere il più riassuntivo possibile, ma senza tralasciare i dettagli più importanti. Siamo tornati dopo questa pausa estiva, siamo vicini ai 7000 iscritti, quindi mi raccomando, se non lo siete, iscrivetevi al canale, lasciate già un mi piace, un commento e fatemi sapere se questa idea di format potrebbe piacervi, perché magari potrei riproporla con altri artisti. Io direi di partire tranquillamente da Sfera Ebbasta, se sto al telefono è semplicemente perché sto sul suo profilo Spotify e quindi, nonostante è uscito nel 2015, parliamo un po' di per davvero. Non che ci sia poi molto da dire, uno dei primi progetti trap italiani che è rimasto negli anni, può definirsi culto, ma soprattutto ha aiutato un sacco di artisti che tutt'oggi fanno musica e sono emergenti a creare il loro immaginario, il loro vocabolario e tutto il resto. Se vogliamo fare dei parallelismi magari con la Trilogy, vi dico che secondo me è un po' invecchiato di più negli anni, cioè nel senso che se lo senti ad oggi suona un pochino più acerbo, un pochino più vecchio, e questo secondo me è dato anche dal fatto che rispetto proprio alla Trilogy è un pochino più legato al rap, specialmente nei flow, nelle metriche e quant'altro, mentre la Trilogy, se la senti oggi, è un pochino più moderna, è un pochino più vicina al sound che c'è oggi, però ne parleremo più avanti. Qui troviamo lo Sfera trap cattivo così come l'abbiamo conosciuto, e che dire, in questo album è davvero tutto molto bello. Però nel 2016 secondo me Sfera riesce a superarsi, perché esce Sfera Ebbasta, quello che tuttora secondo me è il suo miglior progetto. In questo caso Sfera dà vita a 11 brani e la cosa più bella secondo me di questo album è che riesce a mantenere l'equilibrio tra la trap, quella cattiva, cruda, che ci ha fatto impazzire tutti nel 2015 con Per Davvero, e si sente anche il primo Sfera mainstream, perché comunque ci sono canzoni come Figli di Papà o Notti che hanno molto quel sound appunto che può interessare al grande pubblico. Quindi secondo me la chiave di questo album è proprio l'equilibrio che c'è tra queste due cose, che lo rende semplicemente unico. Queste sonorità mainstream che si iniziano a sentire già in Sfera Ebbasta vengono riprese e in un certo senso potenziate in Rockstar, il suo album del 2018, anche in questo caso 11 brani e secondo me 11 hit. Questo album è stato criticatissimo sia in senso positivo che negativo, ma per me ad oggi rimane un bel progetto, perché è tutto fatto molto bene. È stato il primo album di Sfera che l'ha reso proprio mainstream, cioè gli ha fatto fare dei numeri pazzeschi, e per esempio per quei tempi portare Quavo in Italia in una traccia era qualcosa di assurdo, quindi dobbiamo dare merito a Sfera anche di questo. Queste sonorità mainstream poi vengono spinte all'eccesso in Famoso, che secondo me più che un album mainstream si può considerare proprio un album commerciale, un album che aveva lo scopo di vendere, di fare un sacco di streaming e che poi effettivamente li ha fatti. Ha battuto un sacco di record personali di Sfera e un sacco di record in generale, solo che secondo me questo album è fin troppo commerciale e purtroppo è un album di cui salvo un paio di canzoni. Tuttora, anzi, penso che col passare del tempo sia perfino peggiorato. Avendo analizzato il tutto, cosa possiamo dire del percorso di Sfera Ebbasta? Secondo me, come gran parte degli artisti del 2016, e presto li vedremo, si è avvicinato molto al pop, ha perso un po' quell'impronta trap cattiva, nonostante qualcosa tuttora la fa uscire in quello stile, però si sente che non è più la stessa cosa. Tuttavia penso che questo cambiamento nel suo caso sia in un certo senso coerente, nel senso che lui da quando è incominciato si è sempre posto l'obiettivo, no, di arrivare sempre sempre più in alto. Con Famoso secondo me lui voleva arrivare addirittura a livelli internazionali, secondo me in questo non è totalmente riuscito, però attualmente per quanto riguarda la scena europea Sfera Ebbasta è uno dei rapper più famosi. Direi di passare alla Darpolo Gang e partiamo dalla Trilogy, però non voglio spendere troppe parole perché in realtà se inizio a parlare della Trilogy potrei fare un video di un'ora. Che dire, Bibbia della trap italiana e specifico trap italiana, perché loro con la Trilogy sono riusciti a creare un immaginario pazzesco che univa slang, espressioni e immaginario americano, ma sono riusciti a portarlo in Italia e farlo proprio. Per me la Trilogy è assurda. Poi cosa succede? Esce Twins, un album molto criticato, soprattutto in senso negativo, perché già da qui il pubblico italiano aveva capito probabilmente che la Darpolo Gang stava sfociando in qualcosa.
l'altro. Secondo me è un album fin troppo odiato, a me piace, quindi ho un bel ricordo di quell'album sinceramente. Poi esce Six Side, da qua iniziano a cambiare tante cose, perché Six Side esce quasi all'improvviso e secondo me è un progetto che non è stato completato, è stato droppato un po' di fretta secondo me. Comunque anche di questo progetto io personalmente ho un gran bel ricordo, non il migliore diciamo della Dark, però ci sono canzoni veramente assurde. E poi è successo quello che un po' tutti sappiamo, perché dopo Trap Lover si separa la Dark e secondo me con la separazione della Dark purtroppo perdono tutti e quattro i membri inevitabilmente qualcosa, rispettivamente Side e gli altri tre. Trap Lovers per me è un disco di merda, ve lo dico senza troppi peli sulla lingua, perché c'è un concept ma è eseguito in una maniera così mediocre che mi ha fatto odiare questo album. Però devo dire che probabilmente sono riusciti a far di peggio con Dark Boys Club. Trap Lovers prova ad avere un concept, ok? Ci prova. Dark Boys Club sono 10 pezzi mediocri messi insieme. No, non è vero, non sono tutti e 10 mediocri, ci sono due canzoni carine, però è un progetto secondo me senza senso. Questo secondo me è stato il punto più basso toccato dalla Dark Polo Gang. Dopodiché, parliamo brevemente dei progetti solisti, esce Untouchable. È stata di nuovo, non lo so, una boccata di ossigeno per la Dark, perché è un album che sia a livello di vendite e tutto il resto è andato molto bene e soprattutto si ritrova un Tuni in forma. Non è il disco della vita secondo me, per un 6,5 se lo guadagna pieno. Poi purtroppo c'è Succo di Zenzero volume 2, che è un altro progetto che a me ha deluso fortemente. Non mi aspettavo chiaramente che fosse all'altezza del primo volume, però neanche a fare una roba così brutta, ve lo dico sinceramente. Wayne ha sperimentato molto, si è avvicinato molto al pop. Cosa possiamo dire invece dell'evoluzione della Dark Polo Gang? Tutto sommato hanno tenuto il livello, secondo me avevano molto ma molto più potenziale, potevano fare molto di più, però hanno trovato comunque il loro modo di evolversi nel mercato musicale italiano. Io direi adesso di passare al signorino Tedua, ok? Signorino Tedua, artista che quando è uscito è stato fortemente criticato. Vabbè, io l'ho conosciuto con Aspettando Orange County, un album che personalmente ho amato, molto acerbo e molto particolare. Era roba nuova, io quando l'ho sentito avevo proprio l'impressione di sentire qualcosa di completamente nuovo. Lo considero pienamente rap, con qualche influenza chiaramente più trap, più moderna. Ho veramente un bel ricordo di quell'album, ve lo giuro. Poi esce Orange County, il vero è proprio masterpiece di Tedua secondo me. Non so se è il progetto migliore, ora parleremo anche di quello. Comunque Orange County a me ha fatto impazzire, come ho detto prima, una ventata d'aria fresca per il panorama italiano, fantastico, ve lo giuro fantastico. Poi invece esce Mowgli, altro progetto molto criticato sia in senso positivo che negativo. Anche in questo caso ho un bellissimo ricordo di Mowgli, cioè è un concept album, chiaramente questa storia della giungla e via dicendo. Molti dicono che è un po' monotono, però secondo me Tedua, considerando che ha fatto un concept album, è riuscito a variare molto bene e ripeto, anche di questo progetto ho un bellissimo ricordo. Purtroppo però, per quanto riguarda i miei gusti, da Mowgli in poi Tedua mi è completamente sceso. Allora, c'è questa storia della Divina Commedia che deve ancora uscire, pensate un po', sono passati 4 cazzo di anni. Per alleggerire l'attesa fa uscire praticamente 30 canzoni inedite una settimana dopo l'altra, vale a dire Vita Vera Mixtape parte 1 e poi parte 2. Purtroppo ho un brutto ricordo di questi due mixtape che tuttora mi fanno cacare. A me non riesce più a dare quelle vibes che appunto invece mi dava con Mowgli, con Aspettando Orange County o con Orange County. Sinceramente Tedua ad oggi è uno degli artisti che forse mi è sceso di più. Io direi che possiamo parlare del signorino Easy, perché Easy è un altro artista che back in the days io amavo davvero, un bellissimo ricordo di Easy. Partiamo, vediamo da chi. Ah, da Fenice. Allora, in realtà è stato un progetto ai tempi neanche chissà quanto apprezzato, per il semplice fatto che era la colonna sonora di un film e quindi questa cosa la gente puzzava un po'. Secondo me non sarà il progetto migliore di Easy, però c'ha delle hit veramente assurde e una delle sue migliori canzoni, anzi probabilmente la migliore, Chic. Ragazzi, Chic, ma quanto cazzo è bella, è veramente una delle migliori canzoni secondo me anche degli ultimi anni dell'hip hop italiano, e quindi secondo me questo album è molto carino. Nel 2017 arriva il turno di Pizzicato. Ragazzi, che bello Pizzicato. Secondo me è questo il mio progetto di Easy. Anche in questo caso ci sono alcune tra le migliori canzoni di Easy, ci sono anche dei feat molto interessanti, quindi io questo album l'ho amato, vi dico la verità. Nel 2017 secondo me è stato uno dei migliori 5 progetti usciti. Nel 2019 invece è il turno di Aleteia, un altro album che è stato recensito piuttosto positivamente in generale dalla critica, dalle reaction e da chi cazzo volete. Onestamente a me è piaciuto, niente male affatto. Per certi versi troviamo un Easy ancora più maturo di
di pizzicato, però non lo so, penso di preferire il sound che aveva pizzicato, nonostante qui ci sono alcune canzoni che sono veramente bellissime, per esempio Paste Molliche, Che Peccato, che è prodotta da Molly Rowe, che per me che sono un fan del rap americano, sta cosa quando l'ho scoperto ero elettrizzato, ma anche Dammi un motivo, ce ne sono diverse. Nel 2020 è uscito Riot, che credo che sia un album che innanzitutto non è stato apprezzato molto, ma in un certo senso un passo indietro per la carriera di Izzy, che appunto negli anni prima ci ha fatto sentire pizzicato alle teia, e poi è uscito Riot. Vi posso dire la verità, non posso parlare chissà quanto di questo progetto perché vi giuro che non l'ho mai ascoltato, e anche da quello che sentivo sulle Instagram stories eccetera eccetera, anche seguendo Izzy, non mi ha mai ispirato a farlo. Quindi come giudichiamo il percorso di Izzy? Tra quelli del 2016, vi dico la verità, probabilmente è uno di quelli che è rimasto più sul rap. Questo può essere sia un punto, diciamo, di forza, ma anche un punto negativo, perché secondo me Izzy tra gli artisti del 2016, ora come ora, dico, forse è quello che è stato un po' più dimenticato a livello mainstream, sto parlando chiaramente. Per me resta tuttora uno che può fare grandi cose, quindi spero che magari con il prossimo progetto possa rifarsi. Allora, io ho fatto Izzy, direi di buttarci... Ah, sono rimasti due, sono rimasti Gali e Ercomi, vero? Mi sa che tutti gli altri li abbiamo fatti. Io direi andiamo con Gali. Gali ha vissuto varie fasi della sua carriera, non sto a riprendere i tempi della Troupe d'Elite dove era odiato. Fatto sta che dopo quegli anni lì, dal 2015-16, ha cominciato a droppare singoli dal sound trap, e diciamo che poi singolo dopo singolo il nome di Gali ha cominciato di nuovo a ritornare in voga, a ritornare insomma da hype, e nel 2017 è uscito Album. Ho un bellissimo ricordo di questo disco, di questo album, perché secondo me ci sono alcune delle canzoni migliori di Gali, e nonostante già con questo progetto le sonorità pop erano molto evidenti, soprattutto se consideriamo i singoli che aveva droppato prima, che invece erano quasi tutti molto trap, è riuscito a tenere un bellissimo equilibrio tra questi due mondi, e ripeto, mi ricordo anche questo come uno dei migliori progetti del 2017. Poi vabbè, lascio stare Lunga Vita e Sto perché ci sono pezzi ricaricati eccetera eccetera, quindi balziamo direttamente a DNA. In questo caso le sonorità pop vengono ancora più spinte all'estremo, e questa cosa non mi fece impazzire perché proprio a stento riconoscevo Gali. Comunque, a prescindere dal mio gusto personale, questo progetto a livello di streaming è andato molto bene, è uscita anche una deluxe edition, però diciamo che il mio hype per Gali già da qui era in discesa. E in realtà Sensazione Ultra, l'album che è uscito quest'anno, a me è piaciuto, e ho ritrovato un Gali che sicuramente ormai è un artista pop, ma questa cosa, ripeto, era abbastanza chiara già da album, però ho rivisto anche un po' quel Gali vecchio, e quindi per quanto mi riguarda questo album è stato uno di quelli che poi quest'anno ho ascoltato e mi è piaciuto. Anche in questo caso ho fatto una reaction. Possiamo dire che Gali è diventato a tutti gli effetti un artista super mainstream, è uno che sa gestire bene il marketing e comunque anche la sua musica, perché adesso che in un certo senso fa mainstream, fa il suo, ragazzi. Non è uno dei miei artisti preferiti, però secondo me lui ha avuto anche una bella evoluzione tutto sommato. E ora passiamo a Ercomi, che ve l'ho lasciato per ultimo. In questo caso, no, non l'ho fatto apposta, però Ercomi vi dico che tra tutti gli artisti del 2016 è uno di quelli che all'inizio mi piaceva tanto. Parliamo del suo EP Da Saints Online, proprio uscito nel 2016, che è tanta roba, nel senso sono 7 brani, però mi piacevano quasi tutti, è un bel ricordo di questo EP, e mi piaceva molto di più questo Ercomi invece da quello che è oggi. Però passiamo da Io in Terra. Io penso che ci siano due tipi di persone: chi ti dice che Io in Terra è un capolavoro e chi ti dice che Io in Terra è una merda assoluta. Io faccio parte della seconda categoria. Magari merda assoluta è un po' esagerato, però è uno di quei progetti di cui ho un bruttissimo ricordo, perché mi ricordo che quando lo ascoltai la prima volta ero tipo: ma che cazzo? Non lo so, forse non l'ho capito, ho provato a riascoltarlo comunque, però è un progetto che non mi è sceso. Secondo me già in questo caso sonorità abbastanza pop si sentivano, però tutto sommato lo trovo comunque a metà strada tra il Ercomi cattivo che conoscevamo e quello che è diventato invece a partire Da Dove Gli Occhi Non Arrivano. Ora, anche in questo caso, io vi dico la verità, contando il fatto che Ercomi è un artista che non mi ha mai convinto più di tanto, io sia questo album che Taxi Driver non li ho ascoltati. Non sono la persona che può parlarne sicuramente meglio, infatti mi limiterò a dire quello che posso dire. Dove Gli Occhi Non Arrivano è il primo progetto a tutti gli effetti mainstream di Ercomi, dove la sua deviazione sul pop è stata molto evidente, e tutto sommato ci sono anche canzoni molto orecchiabili, come per esempio Mon Cheri, ma anche altre come quella con Gali pure. Di Taxi Driver invece vi dico che per quello che è, o per quello che è diventato Ercomi adesso, è un progetto di cui non ho sentito parlare neanche troppo male, cioè tutti si
si sono messi l'anima in pace, Kerkomi non è più quello che abbiamo conosciuto, e pace, va bene così. Quindi magari per quanto riguarda il pop può anche essere un buon progetto, però io, non avendolo ascoltato, mi limito a dire che l'evoluzione di Kerkomi, dal mio punto di vista, e quindi da una persona che lo amava soprattutto per le robe 2016 che faceva, che secondo me erano anche abbastanza fresche, abbastanza innovative, soprattutto nel modo di rappare che aveva, reputo che la sua evoluzione sia... cioè non mi piace, sinceramente, personalmente non mi piace, però come dire, anche lui si è avvicinato molto al pop. Ora, avendo finito parlare di tutti gli artisti in questione, io vi volevo far riflettere soprattutto su una cosa: su quanto tutti quanti si siano assolutamente avvicinati al pop. Credo che in questo caso solo Izzy è quello che è rimasto un po' fuori, però per esempio una Darkpolo Gang a suo modo si è avvicinata molto al pop, Sfera Ebbasta anche sul reggaeton e quelle robe un pochino proprio mainstream. Tra tutti Gali è quello che forse ci è arrivato prima, ma perché ce l'aveva già nella sua visione delle cose da fare, quindi forse da questo punto di vista è stato anche uno che ci ha visto lungo. Kerkomi è pure, nel giro di un paio di anni, diciamo, si è trasformato. Gli unici che sono rimasti abbastanza attaccati al rap sono Izzy e Tedua. Quindi fatemi sapere se questo format vi può interessare. Come ho detto prima, oggi avevo intenzione di parlare di questi sei artisti e ho espresso i miei pareri più personali possibili. Magari scrivetemi quello che pensate voi di artista in artista, di chi avete apprezzato di più l'evoluzione e di chi invece, cioè, in un certo senso vi ha deluso di più. Io vi leggo tutti quanti, lasciatemi un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e se lo siete già, attivate la campanellina, così non vi perdete ogni tipo di video che carico. Condividete questo video con quanta più gente volete, potete, con tutti i fan del 2016. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Slap.